Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo tra KTM Napoli e FC Sebestone a caso, 1-0 per l'FC Sebestone a caso. Andiamo da Somma, primo tempo che vi vede sul risultato di 1-0, partita in equilibrio, state giocando veramente bene, però non riuscite a segnare nel finale del primo tempo la rete di Bilotto, che complice però forse anche un errore dell'estremo difensore KTM. Qual è la tua diagnosi? Sì, è una partita difficile, combattuta, molti falli per l'agonismo che c'è in campo. Abbiamo segnato a causa di un errore del portiere. Il nostro capitano è sempre il nostro handicap, come diciamo ormai ogni partita. Lo teniamo perché organizza lui la squadra, ci porta a mangiare dopo la pizza e tutto il resto. Speriamo nel secondo tempo faccia qualche gol. Capitano, un'intervista. Quello qui il capitano. Sei stato il migliore in campo, dai. Io, mio amico. Capitano, cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? No, niente, stiamo giocando bene, pure loro sono abbastanza bravi, sono una partita molto dura. E niente, mo per ora è deciso da un errore del portiere, poi vediamo, non lo so. Va benissimo, ringraziamo il capitano del FC, sei persone a caso. Ora andiamo ad intervistare il numero 10. Cognome? 10, cognome. Un attimo. Primo tempo che vede in svantaggio 2-0, state giocando però molto bene a calcio, forse un errore sul tiro di Bilotto e l'estremo difensore vostro. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Dobbiamo giocare più bene perché stiamo giocando proprio male. È stato un errore del portiere quello che abbiamo preso, però cerchiamo di farci. Va benissimo, ringraziamo il giocatore KTM Napoli. Possiamo dare inizio ora al secondo tempo. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi.